Giovanna Di Matteo, una storica figura, insomma, del corteo per quanto riguarda gli abiti. Per quanto riguarda invece la scelta di questi ragazzi, in base a che criteri avete scelto? Guarda, non essendo stati fatti i bandi classici che si facevano sempre, abbiamo avuto un'indicazione di scegliere Giovin Signore e Dama della Croce direttamente dalle persone che avevano fatto la domanda come figurante, e quindi abbiamo distribuito prima i costumi, poi abbiamo chiamato due persone che secondo noi potevano vestire quegli abiti e quindi li abbiamo scelti tra di loro. Erano meravigliatissimi perché non sapevano nulla. I ragazzi sono veramente giovani. Sì, sì, però ecco, la Dama della Bolla l'abbiamo conosciuta dopo perché era scelta dal comune, e è stata un'esperienza perché è una donna straordinaria, e quindi è stata una cosa divertente e bella come sempre.